Veniamo al tema, veniamo al tema. Allora, vediamo come riconquistare il tuo ex quando non prova più sentimenti per te. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E veniamo al tema, come riconquistare il tuo ex quando non prova più sentimenti per te? Se vuoi imparare a riconquistare il tuo ex quando dice di non provare più sentimenti per te, devi seguire il video. E in questo video cercheremo di capire cosa fare per ottenere questo risultato, delle tattiche che ti permetteranno di raggiungere, diciamo, questo risultato. Vediamo subito dei suggerimenti. Allora, per convincere, tra virgolette, perché la realtà è sempre un'interpretazione soggettiva, il tuo ex a condividere di nuovo quella scintilla, se vogliamo, e sentirsi connesso con te. La prima cosa che devi capire, la prima cosa che devi imparare è, diciamo, far sì che il tuo ex torni a quello stato che io chiamo emotivamente neutrale. Cioè, cosa vuol dire questo? Fare in modo che il tuo ex provi dei sentimenti per te dall'oggi al domani. Se non li provava sarà quasi impossibile. C'è ben poco da fare. Se tu, diciamo, vuoi che in questo momento cambi idea in modo repentino e diventi, diciamo, provi dei super sentimenti per te. Oggi, devi tenere presente che il miglior modo per iniziare a riparare le ferite, iniziare a far sì che torni a quella emotività neutrale, se vogliamo, e iniziare a provare qualcosa per te, la prima cosa da fare è semplicemente non ricontattare il tuo ex per almeno 21 giorni. Questo è importante. E durante questo periodo di assenza di contatto, che potremmo definire no contact, di cui ho parlato in tanti video, ci sono cose diverse che tu puoi fare per far ritornare il tuo ex a una condizione di neutralità emotiva. Puoi, diciamo, attraverso intanto non contatto, il no contact, far dimenticare al tuo ex tutti i brutti momenti, tutti i brutti ancoraggi emozionali che sicuramente aveva con te, cioè perché magari ci sono state delle fasi in cui ti ha associato a delle emozioni negative. Quindi questo è fondamentale. Tieni presente che per far tornare il tuo ex alla neutralità emotiva potrebbero non bastare esattamente 21 giorni, ma potrebbero richiederne un po' di più, 30, fino comunque a un massimo di 90 giorni. Ma 90 giorni è già un caso abbastanza raro, in casi rarissimi si potrebbero superare i 90 giorni. In questa fase è importante, diciamo, fare tutto il possibile per riprenderti. Tu devi riprenderti dalla rottura, devi riprenderti dalle emozioni negative e mentalmente devi creare quel giusto distacco col tuo ex, per poi effettivamente magari avere la possibilità di ricreare un contatto. Diciamo, ricreare un contatto in futuro. Questa è la cosa fondamentale. Quindi semplicemente lasciamo andare e creiamo distacco.
Il secondo suggerimento è diventa la versione più attraente di te stessa. Quindi approfitta di questo tempo che per migliorarti in tutti i settori della tua vita. Per poter riaccendere quella scintilla con il tuo ex, dovrai diventare una versione molto più attraente di te stessa. Dovrai sviluppare nuove possibilità che magari fino a ieri non avevi sviluppata. E non intendo soltanto, diciamo, da un punto di vista fisico, non intendo soltanto fisicamente, anche se devo dire che un miglioramento fisico sicuramente aiuta. Quindi se puoi andare in palestra, migliorare il look, creare un look più femminile, che ne so, seguire una dieta, ma se non fai palestra, ad esempio, secondo me, potrebbe essere utile fare un po' di potenziamento. Per una donna, ad esempio, è molto interessante, anche per un uomo, ovviamente, perché migliori. Certo, uno può dire, ma io vado a camminare. Camminare fa sicuramente bene, salutare tutto, ma se è possibile, ovviamente, farlo, se non ci sono problemi, fare un po' di potenziamento, magari seguito da un personal trainer specializzato, ti darà quella tonicità muscolare, ti darà quel grande miglioramento che si nota anche subito, si nota anche abbastanza rapidamente. E soprattutto se una persona magari non è più giovanissima, è come se perdesse tanti anni, insomma, questo è fondamentale. E poi un'altra cosa fondamentale è, ripeto, non soltanto fisicamente, ma anche più sicura, più vibrante, più felice, più di successo. Ricorda che in generale gli esseri umani sono attratti da persone con uno status uguale o superiore a loro. E questo vale per entrambi i sessi, non soltanto per le donne o per gli uomini. Quindi per riconquistare quel sentimento e l'attenzione che tu desideri, perché ti posso garantire che la fase di no contact è anche molto funzionale per, diciamo, è anche molto funzionale per creare il giusto distacco. Questo devi tenerlo presente, ma per indurre il tuo ex o la tua ex, per questo è un video che vale per entrambi, a seguirti nei social, a spiarti, tra virgolette. A spiarti per quale motivo? Per il semplice motivo che vuole capire che cosa è cambiato, perché non l'hai cercato, vuole capire quali sono le motivazioni per cui hai creato questa fase di distacco. Questo sembra banale, ma in realtà è molto, molto importante portarlo a termine. È davvero molto importante portare a termine questa situazione. Io direi che è praticamente fondamentale, quindi devi riuscire a farlo rapidamente. Quindi per riconquistare quel sentimento mancante, concentrati su te stesso e alla fine il tuo ex dirà: ma perché diavolo l'ho lasciata andare? Ma che errore ho fatto? E da lì le cose cambieranno, perché piano piano vedrai che ci sarà una ricerca, un ricontatto e un rincontro. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube.